Governo e la sicurezza nelle nostre città. Angelica Fiore, poi facciamo un giro conclusivo. Bravo Milano 46. I cittadini devono sentirsi al sicuro. Tra le priorità del governo c'è la lotta alla criminalità diffusa. Il piano dell'esecutivo sul fronte sicurezza si basa su due direttrici: lotta alla microcriminalità e una massiccia presenza delle forze dell'ordine nei luoghi ad alta frequentazione. A cominciare dalle grandi stazioni di Milano, Napoli e Roma. Proprio nella capitale, un mese fa, venne gravemente ferita una turista israeliana nello scalo di Termini. Ma poliziotti, carabinieri e finanzieri verranno schierati anche negli ospedali, nei centri commerciali e lungo le strade dello shopping. L'obiettivo è fronteggiare i reati che più destano allarme sociale: scippi, rapine, furti in appartamento e spaccio. Con la riforma Cartabia alcuni reati necessitano della querela della parte lesa per far scattare le indagini e gli eventuali arresti. Non si esclude perciò di ripristinare la procedibilità d'ufficio con ritocchi alla riforma che aveva tra i suoi obiettivi rendere più rapida ed efficiente la giustizia penale.